64 anni di Ascoli Piceno, è arrivato da noi il 7 dicembre. Stiamo parlando del commissario prefettizio, nominato commissario straordinario da qualche settimana, Luigi Pizzi. Buonasera. Buonasera. Buonasera, grazie di essere qui con noi. Dicevamo, il commissario straordinario, arrivato il 7 dicembre, direttamente da Pesaro Urbino, dove tra l'altro era prefetto di quella località. Tra l'altro in precedenza era stato anche un rappresentante prefettizio, quindi un prefetto anche rappresentante dunque del governo anche a Matera. E poi ha avuto anche ruoli di primo ordine come commissario prefettizio, quindi lo stesso ruolo che ha a Teramo, in comuni anche abbastanza particolari. Uno sappiamo, Gioia Tauro, Reggio Calabria, sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata, e poi a Santa Maria Capua Vetere. Dunque un percorso davvero lungo. La sua carriera, insomma, comincia dal 1981, questo abbiamo trovato nella sua biografia. E partiamo proprio da questo, dal suo ruolo e dalla responsabilità del suo ruolo. Beh, se ci riferiamo al ruolo di prefetto, ovviamente è diverso rispetto a quello del commissario prefettizio straordinario, cui è affidata appunto la gestione straordinaria di un ente locale, in genere di un comune. Per quanto riguarda le responsabilità di prefetto, voi sapete che attengono soprattutto all'ordine e alla sicurezza pubblica in ambito provinciale. Il prefetto deve assicurare la regolarità dei servizi, deve garantire quella che si chiama la pace sociale, quindi dirimere anche conflitti sociali o occupazionali, in particolare se si presentano, oltre ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici prefettizi che erogano servizi ai cittadini. E invece il suo ruolo da commissario prefettizio, diceva, è diverso. È molto diverso perché si tratta di amministrare un ente locale. Nel caso del comune, l'ente locale più importante e più complesso, soprattutto nella società di oggi, in cui i comuni hanno assunto un ruolo di primaria importanza, così come i sindaci, perché sono il livello di governo più vicino ai cittadini. Il principio di sussidiarietà, che abbiamo sposato fin dagli anni 90 con le leggi Bassanini, prevede proprio questo, cioè allocare il maggior numero di competenze come sussidiarietà verticale al punto più vicino ai cittadini, in questo caso il Comune. Quindi le responsabilità sono tante, i compiti sono complessi e numerosi, la gestione straordinaria ovviamente deve tener conto anche della limitatezza del Certo, tempo consentito al limitatezza del commissario. tempo, perché lei effettivamente ha davvero poco tempo, poi ne parleremo, 4-5 mesi. L'approccio con Teramo e i teramani. Ma devo dire, è buono. Io per la verità Teramo la conoscevo già da giovane perché ho studiato qui, mi sono laureato qui a Teramo, poi ovviamente non ho più frequentato dopo la laurea, però approccio buono. Sono stato in servizio in prefetture dell'Abruzzo per circa 22 anni tra Chieti e Pescara, quindi conosco bene questa realtà e anche l'indole degli Anche perché abita, se abruzzesi. non sbaglio, in quel di Infatti Francavilla. abito in Abruzzo, a Francavilla al mare, e quindi per me non era una grossa novità venire ad Certo. amministrare il comune di Teramo. Le differenze però con gli altri luoghi, abbiamo ricordato prima, beh, recentemente Pesaro Urbino, prima Matera, e, insomma, nel mezzo ci sono stati Gioia Tauro, Santa Maria Capua Vetere, insomma Trevi, nel Perugino, le differenze, insomma, cosa vede di diverso tra Teramo e gli altri luoghi? Ma niente di particolare, se non che qui noto una certa, come dire, curiosità maggiore nei confronti della figura commissariale e in qualche caso anche un timore Addirittura, assolutamente quindi più timorosi ingiustificato. Ma teramani. timorosi, come se aspettassero
che il commissario dovesse adottare chissà quali provvedimenti esiziali per la loro vita o per società o attività. Il commissario, anzi, deve garantire la continuità dell'amministrazione, dell'ente locale, deve tener conto delle esigenze della popolazione, ovviamente deve agire sempre negli interessi dell'ente che amministra, cioè del comune. Ma quindi lei parla da semplice amministratore, deve essere un semplice amministratore. Il titolo, per esempio, della nostra trasmissione è il traghettatore, quindi ci fa presumere che lei sia un traghettatore in tal senso, oppure si può andare oltre? No, il compito del commissario deve essere quello di garantire l'ordinaria amministrazione, assumere le iniziative che può assumere nel tempo limitato che ha a disposizione per risolvere alcune problematiche che gli vengono sottoposte nel momento in cui assume l'incarico, che si evidenziano durante lo svolgimento dell'incarico, e anche impostare eventualmente soluzioni che possano consentire alle amministrazioni ordinarie che seguiranno di una più agevole amministrazione dell'ente. Io nei comuni che ho amministrato in precedenza ho assunto anche delle iniziative che non si sono concretizzate durante il breve periodo della gestione commissariale, ma si sono poi sviluppate successivamente e hanno consentito a chi è venuto dopo di me di poter raggiungere dei buoni risultati, ovviamente sempre nell'autonomia che poi ciascuna amministrazione ha. Ti aspettava una città più tranquilla relativamente, oppure ha trovato una città diciamo meno tranquilla di quello che potesse essere, insomma, dall'esterno? No, la città è abbastanza tranquilla. Questo non ci sono dubbi, insomma. Certamente bisogna capire che la logica di una gestione commissariale a volte può divergere un po' dalla logica dell'amministratore, certo, politico. Perché anche la politica, prima che lei arrivasse, ma anche in precedenza, perché noi abbiamo avuto un'altra gestione commissariale in precedenza qualche anno fa, insomma, la politica in genere quasi considera la sua figura, insomma la figura del commissario, come una iattura, come se arrivasse l'uomo nero. Ecco, dunque, vabbè, questo è un atteggiamento piuttosto diffuso che ho riscontrato della politica, anche altrove, però. Sì, molto spesso poi questa visione così negativa si stempera nel tempo, per cui anche gli amministratori, gli ex amministratori politici si rendono conto appunto che il commissario non è poi quest'uomo nero come loro lo dipingevano, certo. E quindi credo che poi ognuno tiri un po' l'acqua al proprio mulino, quindi è chiaro che questi giudizi vengono dati. Certo. Senta, lei in questi giorni è stato un po' nell'occhio del ciclone per alcune sue dichiarazioni in relazione all'impiantistica sportiva. Abbiamo cominciato con gli impianti di calcio, gli impianti di calcio frazionali, poi c'è stato anche un incontro con le società e poi, insomma, dulcis in fundo, anche in relazione al palazzetto dello sport di Teramo, il Palasca, dove giocano alcune società, in primis la società del Teramo Basket, ma non solo, insomma, chiarimenti, una conferenza stampa del Teramo Basket, chiarimenti suoi attraverso delle interviste televisive, ulteriori chiarimenti attraverso una nota stampa in cui ha anche fatto, diciamo, come dire, i conti, tutti i conti precisi sulla gestione e le spese. Vogliamo chiarire questa situazione una volta per tutte? Sì, innanzitutto tengo a precisare che non è una dichiarazione. Io ho assunto delle decisioni, non per il palazzetto, ma per tutto il resto che lei ha citato. Questo per quanto riguarda l'impiantistica dei campi da calcio frazionali, sia per quanto riguarda la piscina. Stiamo aspettando dei bandi per la piscina. Piscina è già stato pubblicato, poi si vedrà per il resto. Per il palazzetto dello sport c'è stato, secondo me, un grosso equivoco. Le mie parole sono state assolutamente equivocate, non ho mai parlato di chiusura. Certamente va evidenziato che è una gestione che così pesa abbastanza consistentemente sulle casse
del comune, per cui qualche miglioramento si potrebbe apportare, ma tutto qua. Può darsi anche che non muterò nulla, come pure può darsi che con la collaborazione di tutti si possa migliorare la situazione, soprattutto per le casse dell'ente. Lei ha parlato di 350.000 euro, ma era una somma un po' eccessiva, ho poi puntualizzato, siamo comunque nell'ordine dei 170.000 euro, e quindi insomma da prendere in considerazione, ma adesso non darei tutta questa rilevanza a questo problema, ci sono altri settori che devono essere presi in considerazione. Però insomma 170.000 euro o 350.000 euro, il palazzetto ovviamente non può chiudere. Lei dice non ho mai dichiarato, però ha detto comunque che potevano anche andare altrove, a sopra questi termini. Sì, il problema è che probabilmente non andranno altrove, ma non significa non toccare nulla. Ecco, io vorrei che l'opinione pubblica capisse, ecco, certo. Questo lei mi chiedeva l'impatto con i cittadini teramani, ecco, dovrebbero un attimino riflettere, magari ascoltare meglio le parole di chi in quel momento si esprime, cioè ci sono situazioni che possono essere migliorate, e siccome il mio compito principale è quello di garantire una migliore situazione finanziaria a questo comune, e bisogna ovviamente operare dei tagli, questo il commissario capito. Deve agire anche sul superfluo, l'ha già dichiarato in altre circostanze, anche sui giornali, che bisogna tagliare sul superfluo. Però poi queste società, facendo una conferenza stampa, le hanno anche chiesto un incontro, hanno chiesto un incontro perché hanno delle idee. No, finora non mi ha chiesto niente nessuno. Quindi non finora. Ho letto sulla stampa, sto aspettando che qualcuno mi invii una richiesta formale. Non le ha richiesto un incontro. No, ok. Però lei qualora facessero, diciamo, le chiedessero, facessero richiesta formale. Come ho ascoltato tutti, ascolterò anche loro. Quindi ascolterà il Teramo Basket, che ha idee insomma sulla gestione, e comunque il palazzetto quindi rimarrà tutto così, mi sembra di capire. Non lo so, adesso vediamo i prossimi passi, che rimanga tutto così, può darsi anche, ma io non ho preso nessuna decisione, forse anche con il contributo, se chiederanno questo incontro, di coloro che vivono nel palazzetto, che ne usufruiscono, si potrebbe individuare qualche soluzione migliore, ripeto, soprattutto per la situazione finanziaria del comune. Certo, parlando poi di impiantistica sportiva, ecco il passo indietro, giustamente lei ha ricordato, ma lì non erano dichiarazioni ma decisioni, sì, perché in effetti ha dato una proroga a queste società di calcio, sì, dilettantistico, di 6 mesi, poi insomma si vedrà il da farsi poi a giugno, ma a giugno sarà un'altra storia, perché lei non sarà più qui. Nel senso che si voterà per le amministrative a Teramo. Parlando di impiantistica sportiva, ci sono altre situazioni a Teramo, come il campo dell'Acquaviva, altre situazioni particolari che magari magari qualcuno le avrà fatto presente, e ci sarebbero anche delle società insomma che si sono rese disponibili al governo, parliamo del governo, di questi impianti che sono comunali. Lei comunque sarebbe disponibile ad eventuale e ad incontrarle per un'interlocuzione? Io sono disponibile a incontrare tutti, se poi ci sono delle soluzioni utili per il comune e che consentano ai cittadini o alle associazioni o società che rappresentano i cittadini o che li raggruppano. Ecco, stiamo vedendo proprio il campo dell'Acquaviva, utilizzare delle strutture al meglio, sicuramente accoglierò o esaminerò con attenzione le loro richieste, le loro proposte. Quindi è disponibile ad un incontro qualora venisse richiesto. Stiamo vedendo ancora l'immagine dell'Acquaviva, con un carbo e un campo in erba sintetico. E tornando alle polemiche, però, insomma, quindi non è che la stampa teramana o comunque i cittadini teramani sono i cattivi tra virgolette della situazione, nel senso che lei non è nuovo a delle polemiche finite sulla carta stampata comunque o sulle televisioni, insomma a Pesaro, dove insomma ha fatto il prefetto fino al 19 di novembre, sbaglio? Esatto. Dico male, fino al 19 di novembre ha fatto discutere
un suo presunto diktat ai residenti di un quartiere di documentare, poi mi corregga se sono documentata male io, perché poi ecco abbiamo tra l'altro ritrovato degli articoli di giornale con immagini, documentare con immagini alcune situazioni di degrado, in questo caso si parla di fotografare però persone, in questo caso migranti, stranieri, profughi. È una situazione un po' complessa, ma lei ha il suo punto di vista ovviamente. Sì, però in questa sede preferirei non parlare di queste vicende che hanno riguardato il mio precedente incarico. Lì da prefetto ho ritenuto opportuno assumere delle determinazioni che prevenissero problemi di ordine pubblico. Però insomma è una vicenda che... Qualcuno ha voluto fraintendere, questo ripeto, ha voluto, volutamente, quindi sono state fraintese e come dire, interpretate in senso negativo. Ma i giornalisti sono anche una... No, non parlo di giornalisti, non solo i giornalisti, ma questo fa parte della vita, no? Non sempre veniamo compresi nelle esatte nostre intenzioni. Vabbè, per dirla in una maniera anche abbastanza, delle volte si dice anche così, per fare bene, poi alla fine prendiamo il male. Avrei dovuto dirlo in dialetto, però non... Io ho le mie convinzioni, certo. Le avevo allora, le mantengo tuttora, ho fatto il mio dovere. Certo. Come hai trovato il comune di Teramo, quindi in senso proprio fisico, letterare, e quindi se parliamo di comune di Teramo parliamo anche di situazioni di cassa, quindi di conti. Quindi parliamo di comune inteso come struttura. Come struttura. Ma dal punto di vista finanziario, penso di averlo detto più volte, c'è purtroppo il parametro dell'anticipazione di cassa che è piuttosto evidente, consistente, che cercherò per il breve periodo della mia gestione di ridurre il più possibile. Altri parametri sono in regola per quanto riguarda la macchina amministrativa, nonostante ci siano stati negli ultimi anni delle contrazioni notevoli che hanno portato però, devo dire, anche un risparmio notevole della spesa per il personale, gli uffici riescono, sia pure con una certa difficoltà, a garantire i servizi, tenendo presente che poi c'è stato, come sapete, l'aggravamento dovuto agli eventi sismici e anche all'emergenza neve dello scorso anno, e quindi soprattutto l'ufficio tecnico, il settore tecnico ha subito un notevole aggravio di lavoro, però insomma sostanzialmente l'impegno c'è, i risultati speriamo che saranno senz'altro pari all'impegno. E comunque c'è stata questa spending review, come stavo dicendo, anche negli ultimi anni. Adesso poi qualche spostamento a livello di posizioni all'interno del comune, e poi in arrivo, se non sbaglio, arriverà lunedì il nuovo segretario generale che viene dal comune di Lamezia Terme, come sapete, un'ottima dirigente, ha un ottimo curriculum. Che ruolo avrà, per spiegare ai cittadini, magari cittadini comuni, il ruolo di segretario generale? Dunque, il segretario generale è colui che sovrintende a tutto il funzionamento dell'apparato amministrativo, in qualche caso, come anche nel caso del Comune di Teramo, assume anche la gestione diretta di alcuni servizi. Qui per la verità i settori sono coperti, però ci sono servizi, qua l'ufficio di gabinetto, l'ufficio relazione con il pubblico, l'ufficio stampa, che erano già affidati alla precedente segretaria e ho riaffidato anche alla nuova. Per quanto riguarda i dirigenti, c'è stato un accorpamento in alcuni dirigenti dovuto anche al pensionamento dell'altra dirigente, quindi contemporaneamente qui si è avuto il collocamento a riposo sia della segretaria generale che di una dirigente di un settore importante che è in materia di contratti, appalti, che diciamo è stato poi affidato a un dirigente già in servizio. Però insomma, poi la linea generale è anche quello di risparmiare,
Perché, ecco, torniamo ai conti, cioè lei è appena arrivato, ha dichiarato, cioè, la prima cosa, il giorno dopo, insomma, appena si è insediato, prima di tutto i conti, quindi quello a prescindere. Ma come stanno questi conti proprio a livello numerico? Rischia Teramo un default? Abbiamo no, assolutamente problematiche no. Che, non ci sono che non possono essere dette, ma non ci sono problematiche così drammatiche, però ci sono dei richiami della Corte dei Conti che vanno assolutamente tenuti presenti e quindi occorre comunque impostare l'azione nella direzione della contrazione della spesa e della acquisizione di risorse. Ma di quanto dovremmo risparmiare comunque? Beh, questo non l'ho quantificato, tenete presente che l'anticipazione di cassa era assestata sui 12-13 milioni di euro quando mi sono insediato, adesso dovrebbe essere un po' meno e quindi tutto ciò che va nella direzione del risparmio è tutto ben accetto, però tenete presente che stiamo operando anche nel settore dell'acquisizione delle entrate e in particolare della riscossione dei crediti che tuttora il Comune di Teramo vanta nei confronti di alcuni enti, l'acquedotto del Ruzzo, la stessa regione Abruzzo, c'è anche la Teramo Ambiente. Facciamo una piccola pausa perché rientreremo e parleremo ancora di questo, quindi insisteremo un po' sui conti del Comune, poi snoccioleremo altre situazioni, altre problematiche. Poi oggi è arrivata anche una richiesta di un ex consigliera comunale su una situazione particolare. A tra poco. Eccoci qui, ben rientrati, siamo con il commissario straordinario del Comune di Teramo, Luigi Pizzi, stiamo parlando del Comune di Teramo, dei conti del Comune, insomma questo bilancio che non sta proprio benissimo, ma insomma ci ha assicurato il commissario che non siamo in default, almeno dovremmo assolutamente essere verso il fallimento come casse, però dobbiamo intervenire, abbassare la spesa. E dove si va a intervenire? Intanto stava dicendo sul finire della prima parte che il Comune di Teramo è impegnato a riscuotere particolari crediti dell'acquedotto del Ruzzo, ma siamo nell'ordine poi di cifre importanti. Certo, di qualche milione di euro, insomma, non di cifre. Tra l'altro sono in itinere altre iniziative, per esempio la riscossione del risarcimento dovuto dall'assicurazione che tuttora assicura gli immobili comunali, questo per i danni dovuti dal sisma e i danni determinati dal maltempo, che dovrebbero aggirarsi sui 600.000 euro e che conto di definire a breve. Quindi quelli arriveranno a breve. Esatto, poi si sta lavorando per chiudere il contenzioso con l'Istituto Zooprofilattico in modo da raggiungere una transazione che consenta all'Istituto Zooprofilattico di acquisire un'area di cui ha necessità di fronte al mattatoio e al Comune di eliminare un contenzioso. Voi sapete che lo stesso istituto vantava un credito di 4 milioni di euro che verrebbe in questo modo, a cui in questo modo si rinuncerebbe e quindi si chiuderebbe un contenzioso con un buon vantaggio, anche se il Comune poi dovrà rinunciare a qualcosa in termini di acquisizione del compenso, l'ultima rata del compenso per la struttura. Però insomma pagheremmo, non dovremmo dare quei 4 milioni, insomma, che non ci sembra poco. Quindi questo per quanto riguarda l'istituto zooprofilato, poi abbiamo altri contenziosi che stiamo mettendo a posto. Sto cercando di mettere d'accordo per esempio l'ACS, la società che ha avuto in gestione il teatro, con
quella che voi ben conoscete, la Riccitelli. Con la Riccitelli. Spero di poter raggiungere un accordo, anche se non ho riparlato con il presidente. Ho incontrato sia il presidente della Riccitelli che il nuovo presidente della CS. C'è una ipotesi di soluzione che potrebbe tra l'altro consentire di eliminare questo contenzioso, diciamo, questa divergenza di comportamenti a tutto svantaggio ovviamente dei cittadini utenti sulla gestione. Che si ritrovano due gestioni, esattamente. No, si ritrovano due, due pali, voglio dire. Sì, due stagioni due teatrali. Stagioni, esatto, due stagioni teatrali. Vediamo, secondo conto che dura sei anni l'appalto aggiudicato dall'ACS, vediamo se riusciamo a trovare un accordo che per i prossimi sei anni possa consentire di eliminare questa divergenza tra le due società e se possibile andare magari proponendo un una stagione sola o magari riuscendo a dare più spazio alla Riccitelli all'interno della c'è una soluzione che adesso non vorrei anticipare perché non ho avuto occasione di riparlare con il presidente della Riccitelli che potrebbe essere accettabile, che già, sulla quale già si è espresso favorevolmente il presidente nuovo della CS, spero che anche dall'altra parte ci sia questa disponibilità in modo da vedere di poter trovare una soluzione in quella direzione che serva appunto per i prossimi sei anni. Beh, ci sembra già tanto perché fino adesso non ce l'ha riuscito nessuno, quindi cioè, lei arriverebbe sicuramente, se accadesse ciò, avrebbe fatto. Normalmente dicono che ha una buona capacità di mediazione. Bene, il traghettatore deve avere anche questo, anche una buona capacità di mediazione. E parlavamo di contenziosi, c'è anche la Teramo Ambiente. C'è anche la Teramo Ambiente, ci sono alcune situazioni di credito che la Teramo Ambiente rivendica ma che stiamo verificando, c'è poi l'altro fronte relativo alla gara che è stata bandita con manifestazione di interesse per l'individuazione del contraente privato, del nuovo contraente privato, che proprio voi sapete che in primo grado il ricorso da parte di uno dei di alcune ditte e società private è stato respinto, si è concluso il procedimento davanti al Consiglio di Stato, si sta aspettando a giorni la sentenza e si confida che possa essere favorevole all'amministrazione, di modo che poi si procederà, si spera anche in questa direzione. E quindi anche, certo, finalmente si stanno affrontando i problemi delle altre società partecipate, il MOTE, il COPE, stiamo verificando, in particolare io ho chiesto e ottenuto dalla collega, dal prefetto di Teramo, la nomina di un secondo subcommissario che ha la dottoressa Fabrizi, che ha una competenza specifica proprio su queste materie, essendo stata per alcuni anni all'ufficio dell'anticorruzione. Quindi avremo un secondo subcommissario. C'è già un secondo subcommissario. I subcommissari sono due, il dottor D'Alascio, che è il viceprefetto vicario della prefettura di Teramo, e la dottoressa Fabrizi, che è una dirigente della prefettura di Teramo. Ok, rimanendo in tema di conti, parliamo di apriamo una parentesi sui derivati, questi contratti sottoscritti nel 2006, dall'allora amministrazione Chiodi, contratti che ci vincolano, se non sbaglio, fino oltre il 2020, fino al 2025 mi sembra, è anche stato sollecitato recentemente a risolvere questa problematica perché il Comune di Teramo continua a pagare. Sì, sì, questo però ci darei a precisare un problema che ho riscontrato in molti comuni, devo dire in quasi tutti, tutti i comuni, quindi almeno che ho amministrato, non è solo un problema. Io. Quando ero commissario a Santa Maria Capua Vetere riuscii a risolvere questo problema, comunque adesso me ne sto già occupando. Quindi è una mannaia che sta un po' su... Ah sì, perché se volete vi spiego anche la genesi. Ci sono stati anni, diciamo all'incirca
all'inizio degli anni 90, in cui sono state proposte ai comuni, non so quanto in buona fede, delle soluzioni finanziarie che per i primi 4-5 anni effettivamente risultavano molto vantaggiose. Forse non molti comuni, forse anche lo stesso comune di Teramo, non lo so, hanno pensato che la cosa proseguisse in quel modo, invece non si sono ben documentati, perché questo tipo di derivati aveva poi una fase discendente, cioè dalla fase iniziale in cui c'erano grossi guadagni, cominciava una fase diciamo così di regresso fino ad arrivare quasi alla passività, passività che poi si è verificata con il fatto che molti comuni si sono ritrovati questo fardello da corrispondere ogni anno. E questo che non si può neanche recedere, perché altrimenti poi si pagano delle penali. Non si può recedere, si pagano delle penali più o meno salate, e io comunque ho già fissato, c'è un avvocato che segue la vicenda per il comune di Teramo, ho già fissato un incontro per la prossima settimana con questo avvocato, per vedere un po' lo stato dell'arte. C'è qualche speranza di poterci... Non so, devo verificare meglio, devo sentire appunto questo professionista e vedere che margini abbiamo per poter intervenire anche su questo fronte. Certo. Su altre problematiche invece che sono state riscontrate, vabbè, partiamo subito da un'altra problematica che è importante per Teramo, Via Longo per esempio, come si sta muovendo in tal senso? Via Longo sto un attimino in stand by perché voglio vedere bene la situazione, so che è una questione all'attenzione, molto importante. E quindi non mi sto ancora muovendo in una decisione ben precisa, ma penso che insomma andremo nella direzione della lì si deve utilizzo. Mettere in moto anche il bando, si deve esattamente sì, anche su quello insomma prenderemo presto delle decisioni. Vorrei aggiungere che il 2 febbraio, come sapete, ci sarà un incontro alla regione, parlato con il presidente D'Alfonso per la famosa delocalizzazione della cabina elettrica. Ecco, qui stiamo parlando allora del problema della centrale Enel della Cona, sì, il quartiere Cona. Si spera, insomma, no, si spera, devo dire che il presidente è molto fiducioso, lo sono anch'io, con la collaborazione di Terna e dell'Enel di poter giungere a soluzione anche di questo. Ma con questo incontro intanto vediamo proprio le immagini della centrale Enel, sì, della Cona. Questo incontro non è un semplice incontro per fare il punto della situazione, ma? No, si spera che sia risolutivo, insomma, il presidente D'Alfonso è molto ottimista, devo dire che lo sono anch'io, e spero che insomma riusciamo a condurre, diciamo, cioè da questo incontro potrebbero insomma da questi incontri potrebbero scaturire partire delle novità molto positive, sì. Perfetto, per quanto riguarda invece Piazza Dante, anche qui una situazione un po', diciamo, ai limiti, perché è scaduta la concessione per il parcheggio a raso, insomma lei si è trovato diverse situazioni da gestire, anche per quanto riguarda i parcheggi c'è stata anche la vicenda Tercop, diciamo risolta, e per Piazza Dante invece? Piazza Dante non ha ancora approfondito la questione, so che c'è questa vicenda, c'è anche diciamo una situazione da verificare dal punto di vista finanziario, c'erano delle pretese da parte della società privata a cui l'amministrazione non aveva, a mio avviso, a colpo d'occhio, giustamente corrisposto, e quindi adesso verificherò anche questa vicenda, insomma, di cui ce ne stiamo occupando, certamente in poche settimane non si può risolvere. Certo, ma abbiamo di riuscire comunque ad avviare. Nessuno pensa a Teramo sicuramente che lei in 4-5 mesi possa cambiare la città, però insomma quello che non è riuscito a fare la politica, diciamo la politica, non diciamo di che colore, siamo anche sì, in par condicio, però i cittadini si aspettano forse che lei qualcosa faccia in realtà, appunto perché non è riuscito a fare la politica quanto, quindi in attesa insomma che arrivi questa nuova amministrazione, perché lei è un po' il
traghettatore, quindi qualche problematica il cittadino si aspetta che lei riesca a risolverla. Certamente, ma sono qui per questo, da parte mia si darà il massimo impegno, soprattutto i cittadini però devono comprendere che tutto ciò che verrà fatto nell'interesse del comune di Teramo, cioè del loro comune. Senta, per rimanere in argomento di cose da fare, per quanto riguarda le scuole, c'è chi la sollecita sul polo scolastico? C'è chi... No, non me ne sono ancora occupato, per cui al momento non sono in grado. Al momento di non dare è in grado di occuparsene, notizie. Invece per quanto no, riguarda. Occuparmene me ne occuperò, ma insomma. Ogni cosa richiede tempo. Per quanto riguarda invece la sollecitazione che la consigliera Paola Cardelli le ha fatto proprio oggi, tra l'altro, per quanto riguarda il piano di edilizia scolastica, parlando dei finanziamenti del MIUR, però lei sì, dice... ho visto, ma non conosco quelle cifre, non so da dove nascono. Perché non sono le cifre no, del MIUR. Assolutamente, io ho avuto delle comunicazioni ufficiali proprio l'altro ieri dal presidente D'Alfonso per alcuni istituti scolastici, per un ammontare di oltre 2 milioni di euro. Sono finanziamenti certi. Finanziamenti certi del MIUR e che nell'ambito del finanziamento complessivo erogato alla Regione Abruzzo di 46 milioni e passa. Quindi io conosco non conosco queste altre cifre, non so da dove provengano, su questo non so dare risposte. Senta, ma lei con l'ex sindaco, con gli ex assessori, si sente normalmente? No. Non dico quotidianamente, no. Mia... appartengono al passato? No, no, non è questo. La mia, il mio stile quando assumo la gestione di un comune è questo. Io all'inizio ascolto tutti, quindi come avete visto, certo, a parte il sindaco che è doveroso, gli ex assessori, anche quelli che non erano più assessori ma lo erano, erano stati fino a poco tempo prima, che hanno chiesto anche loro di incontrarmi, i capigruppo consigliari, cosa che non fa quasi nessun commissario. Invece lei ha ascoltato tutti. Io ho ascoltato tutti, poi è chiaro che salvo che non vi siano esigenze per le quali mi chiedano di essere ascoltati, insomma, la gestione commissariale deve marciare con le proprie gambe, poi se ci saranno necessità di chiarimenti li chiederemo, però devo dire anche questo, che la struttura, non li ha più sentiti da quei primi giorni, la struttura burocratica è assolutamente in grado di fornirmi tutti i chiarimenti che chiedo, quindi tra l'altro sono in grado anche di ragguagliarmi su quelle che potevano essere le posizioni degli ex amministratori, quindi non c'è stata una necessità di un contatto diretto. Se però ci sarà qualche richiesta di essere ascoltati, particolare, la esaminerò. Certo. Senta, ma che cosa si ripromette di fare prima del voto? Cioè del voto? Io mi riprometto, ovviamente di parliamo di sì, giugno, delle amministrative. Mi riprometto di, se possibile, di migliorare, ma non perché non vuole essere un giudizio negativo sul passato, dico che tutto è migliorabile, no? Anche la gestione commissariale, quando verranno gli amministratori, potrebbe essere migliorata. Di migliorare sia la situazione finanziaria, sia la situazione amministrativa. Nel senso di, per la situazione finanziaria, come dicevo prima, ridurre questa anticipazione di cassa che comunque pesa sull'attività amministrativa. Dal punto di vista appunto dell'azione amministrativa, ricondurre alcune situazioni nel solco della regolarità, soprattutto sostituendo la parola proroga alla parola gara. Quindi mai più proroghe, ma... No, mai più no, le proroghe sono legittime a certe condizioni. Quando poi sono sovrabbondanti, gli oneri di controllo non sono più d'accordo. Bisogna darci un taglio, fare nuove gare, certo, abbiamo capito. Quindi cosa si sente di dire Teramani? Che risolverà, diciamo, proverà a risolvere dei problemi? Quello senz'altro, risolvere sempre nel solco della correttezza amministrativa. Bene, grazie al commissario straordinario Luigi Pizzi, grazie per questa chiacchierata, ci ritroveremo, spero di ritrovarla insomma presto, magari non appena ci sarà anche un bilancio. Ecco, sì. Insomma, dopo l'approvazione da chiudere, del bilancio. Dopo l'approvazione del bilancio, che
quando comunque dovrebbe avvenire? Quando... Entro il 28 di febbraio. Quindi entro il 28 di febbraio, quindi lì poi sicuramente... Anche per fornire alcune notizie all'opinione pubblica, anche insomma, sulle decisioni. Per capire anche quello che ci saremo riusciti anche a recuperare, insomma. Certamente. Indubbiamente, grazie ancora per questa chiacchierata, grazie ancora, e noi ci ritroveremo invece con 45 giri per un altro appuntamento. Arrivederci.